subito a Sant'Elia, Vittorio. Eh sì, per darvi però una notizia che è successa a Reggio Calabria, Regina in vantaggio sul Messina. Bella, bella notizia. In questo momento il Cagliari sarebbe salvo, quindi Regina 1, Messina 0, questo è il parziale al granillo. Nel frattempo qui si gioca il quinto minuto, il risultato non è cambiato, quinto minuto del secondo tempo, sempre Cagliari che conduce per 2-0, il gol all'11esimo di Capone, al 31esimo di Suazo sul rigore. Grazie Vittorio, dall'Espoli ancora Giampaolo Cucuru. Giampaolo. Sì, è cambiato qualcosa in questa ripresa. L'Olbia ha raggiunto il pareggio con Pietro Variale, una gran bella rete, una rasoiata di sinistro su un cross dalla destra di Cristiano Colella, e adesso vediamo una squadra in effetti rinfrancata, più determinata, che ha creato anche alcune occasioni pericolose addirittura per passare in vantaggio. Speriamo che naturalmente la mano di Sergio Bagatti si faccia vedere. Perfetto, grazie Giampaolo. Dal Vanissana Maurizio Landi. Maurizio, risultato? 1-0 al Vanissan, siamo al quinto minuto della ripresa, la rete al nono su rigore di Tozzi Borsoi. Come ospite abbiamo Leonardo Marras. Leonardo, una battuta veloce, dobbiamo restituire la linea, poi parliamo più a lungo dopo. Il momento va bene, possiamo festeggiare fino a questo momento. A dopo. Mara, aggiornamento dimmi, anche Andrea. Per Maurizio Olandi, purtroppo non positivo. Regno 1, Alghero 0, campionato nazionale dilettanti. Ma io sono tifoso dell'Inter. Ah, ho capito. Ecco, insomma, non ti va molto meglio. Va allora, ci siamo lasciati. Non va bene, non va bene. Ci siamo allora, lasciati, abbiamo interrotto con Marcello Sanfelice. Marcello, ancora. Sì, chiudiamo il collegamento con la dottoressa Sirigu. Stavamo parlando di queste carrozzelle speciali del settore, gli articoli per l'infanzia, abbastanza in crisi. Volevo chiederle, ma i prezzi quali sono? Costa molto acquistare una carrozzella di questo genere? Meno di una volta. Prima dovevi comprare una carrozzina che aveva il suo costo, un passeggino che aveva il suo costo, un seggiolino auto con un altro costo. Oggi in un'unica soluzione trovi la carrozzina, il passeggino e il seggiolino auto. Diamo più o meno un'indicazione di prezzo. Con le 400.000 euro... 400.000 euro. Insomma, un po' caruccia questa carrozzina a tutto 400 fare. Euro. Puoi trovare una carrozzina, un trio tecnologicamente perfetto. Va okay. Bene, un buon consiglio per il neo papà o le neo mamme, quindi pensateci. Ecco. Vi dico subito che qua mi stanno chiedendo... Ecco perché non fanno i bambini. Come Valerio? Perché costa troppo. Andiamo. Valerio dice ecco perché non fanno più bambini, perché costa troppo in realtà. 100.000 euro bambino. Grazie Marcello, ci collegheremo con te tra pochissimo. Va bene. Ciao Marcello, buona ricerca. Allora, e intanto, due scrittori giovani. Fabio Pinna e Stefano Congia. Allora il microfono a Fabio Pinna, giovanissimo tra le altre cose, no? Sì, quartese, hai fatto un sacco di strade, innanzitutto hai iniziato con la poesia, ti sei dato da fare già con una pubblicazione? Esatto, ho pubblicato una raccolta di poesie nel 2004. E adesso è uscito senza sottili dispiacere. Andiamo ad Olbia? Clamoroso al Cibali, ma al Nespoli l'Olbia è passata in vantaggio, 2-1, gran rete, diciamolo pure, alla Maradona di Giovanni Soro su calcio di punizione. Bravo. Quindi Olbia 2, Ivrea 1, la sequenza Bertani al secondo del primo tempo, nella ripresa al primo minuto e 30 secondi Variale, qualche istante fa Giovanni Soro. Benissimo. Perfetto, buona notizia dal Nespoli, continuiamo con Fabio Pinna. È uscito senza sottile dispiacere? Sì, l'ho presentato il 28, venerdì, due giorni fa. Come è andata la presentazione? A Cagliari è andata molto bene, ho recepito favorevolmente dei complimenti da parte del pubblico e spero che veramente piaccia. Di che cosa parla Senza sottile dispiacere? Dunque, Senza sottile dispiacere è una storia che parla di una ragazza che si ribella un po' alla società, vuole provare vita, grosse difficoltà, però a un certo punto della sua vita capisce di poter amare la vita e non cogliere tutto negativamente, quindi una visione guardare della vita positiva. Più positivo. Personaggio di pura immaginazione oppure ti sei ispirato? No, perché quelli più maturi, quando dici voglio provare la vita, aveva un senso particolare, la vita in generale. Sì, in realtà... La vita, sì, volevo dire... Non è una ragazza di vita. No, non in quel senso. Ecco, no, perché, è per quello. No, nel senso che vuole provare determinate sensazioni, emozioni che fanno gola ovviamente a tutti gli adolescenti perché non conoscono ovviamente la vita. Benissimo. Perfetto. Conge anche 18 rotoli, mi incuriosisce. Passiamo il microfono a Stefano Conge. 18 rotoli, il titolo di questo tuo libro mi fa sorridere, ma perché? Capiamo perché. Anche tu giovanissimo, parlaci di te. Io sono un ragazzo appena maggiorenne.
Scrivo e gioco a pallone nella, sì, nel Villa Cidro. Saluto tutti i miei compagni. Difensore, nel ruolo difensore. Di difensore. Diciamo che per me scrivere è un po' come giocare a pallone. Cioè è una passione che mi affascina molto e posso dire con molta sincerità che io non mi sono mai seduto davanti al computer, perché ormai si tratta di computer, mm-hmm, contro voglia. Un po' come quando vado a fare gli allenamenti, così mi siedo davanti al computer. Leggo, è stufo di se stesso e della società che gli sta attorno e a cui da tempo si è arreso. Sì. Una cosa autobiografica. Sanna, no, chiama un attimo, no, la linea. Andiamo, Vittorio. Perché a Reggio Calabria è arrivato il 2-0 della regina sul calcio, grazie, di rigore. Allora. 2-0 della regina, a questo punto veramente incrociamo le dita. Vittorio, no, dillo per i più disattenti cosa vuol dire un doppio risultato. Che il Cagliari va a 7 punti dal Messina ed è matematicamente salvo. E stasera si brinda. E stasera si festeggia. Domenico Morfeo, un ex del Cagliari. Vittorio, ti risulta? Sì, è entrato Morfeo, ma